Dottor Keivaasa, che approccio c'è della chiropratica nel suo lavoro in Finlandia? Io lavoro nella parte del nord della Finlandia, sono un chiropratico ma faccio anche molto trattamento dei tessuti molli. La parte di cui si occupa lui principalmente sono le disfunzioni di ipofunzione opposta alla iperfunzione e come i trattamenti fatti in un certo modo fino ad adesso non sono stati così efficaci. Lui ha trovato con questo nuovo lettino il modo di aumentare l'efficacia dei trattamenti manuali. Come è arrivato a questo metodo? Quando ero un giovane terapista ho osservato che non riuscivo ad essere particolarmente efficace nei trattamenti, soprattutto dell'ipofunzione, anche nelle persone giovani. E con il tempo sono riuscito a aumentare questa efficacia soprattutto nella zona di L5-S1 utilizzando i metodi che poi dimostrerò domani. Quali risultati si ottengono a breve, a medio e a lungo termine? Ho lavorato in tutto il mondo, includendo Hong Kong e le Canarie, e ogni volta che ritorno in questi luoghi, parlando con i terapisti che hanno applicato i miei metodi, mi accorgo che i risultati sono eccellenti, ma aumentando il numero di ripetizioni dei trattamenti si porta a un termine molto lungo l'efficacia di questo metodo. E questo porta alla domanda sulla mobilizzazione passiva ed è molto importante notare che non solo muoviamo i pazienti con le nostre mani ma anche con l'aiuto del tavolo, del lettino che usiamo e questo aumenta moltissimo l'efficacia dei trattamenti e poi i risultati sui pazienti. C'è un caso che l'ha sorpresa positivamente più degli altri? Sì, ci sono molti casi che hanno avuto molto successo, ma si può notare e dimostrare l'efficacia dei suoi metodi con le radiografie, questo lo farà domani. E in particolare quei pazienti che dopo anche solo uno, ma in generale due, tre trattamenti hanno già risolto il problema, in quel caso innanzitutto la diagnosi era giusta, ma il trattamento anche era giusto. I am living in north part of Finland and my friend is Santa Claus, so be nice. Vivo nella parte del nord della Finlandia e Babbo Natale è mio amico, perciò siate tutti gentili.